Ogni piemontese spende più di 500 euro all'anno in newsslot. Il picco si raggiunge nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dove appunto il dato ci porta a dire che sono circa 700 euro a persona ogni anno. Questo significa, facendo una media, togliendo poi le persone che evidentemente non giocano, che ci sono molte persone che investono migliaia e migliaia di euro in partite delle macchinette che sappiamo hanno una durata minima di 4 secondi. E poi però c'è tutta la parte del gioco illegale, parte del gioco illegale che ad oggi rappresenta il 13% del fatturato criminale appunto della malavita. Ovviamente la criminalità organizzata si inserisce nel gioco illegale principalmente, gestendo direttamente sale da gioco, sia puramente illegali, dove il gioco è solitamente un gioco non previsto dallo Stato comunque. Oppure attraverso dei veri e propri investimenti che vengono effettuati da soggetti collegati alla criminalità organizzata in apparecchiature, a sale da gioco, direttamente invece autorizzate poi dallo Stato perché rientrano nei circuiti legali. Quindi è un discorso assai più complicato, il secondo da accertare perché le somme di denaro possono essere collegabili alla criminalità organizzata, non certo le attività economiche che invece sono attività commerciali vere e proprie, spesso gestite in maniera assolutamente lecita. Dopo lo sviluppo ovviamente di importanti operazioni condotte da noi e dall'Arma dei Carabinieri, citato lei Gioco d'Urba, non bisogna dimenticare Minotauro e le altre attività crimine che hanno portato a mettere in riga una serie di soggetti che si occupavano di criminalità organizzata e anche di gioco d'azzardo. Non dobbiamo dimenticare che loro sono principalmente appunto degli imprenditori che scelgono l'attività criminosa che porta il minor rischio. Per il momento molte attività legate al gioco d'azzardo sono una contravvenzione, sono considerate una contravvenzione nel nostro codice e di conseguenza è molto complessa l'organizzazione di titoli di reato gravi per contrastare questo fenomeno. Il lavoro importantissimo svolto dall'Arma dei Carabinieri ha previsto e ha inquadrato un'associazione criminale di stampo mafioso, dove gli introiti in parte erano gestiti appunto da sale da gioco, erano considerati provenienti da sale da gioco. Ultimo dato che vogliamo mettere sicuramente in evidenza sono i costi sanitari. Economicamente tutto ciò pesa sul settore sanitario della Regione Piemonte per oltre 1 milione e 800 mila euro. Quindi il nostro bilancio regionale è gravato di circa 2 milioni di euro per cercare in qualche modo di riparare ai danni che il gioco d'azzardo legale e illegale provoca. Crediamo però come Libera Piemonte che sia importante anche adottare un provvedimento legislativo regionale che possa limitare la pubblicità dei giochi, delle case da gioco sul territorio, che possa appunto andare ad incrementare il lavoro del servizio sanitario, che possa prevedere delle distanze minime tra i luoghi in cui si può giocare e i luoghi cosiddetti sensibili, quindi le scuole, i centri di aggregazione, i luoghi in cui le persone sono più giovani e hanno meno strumenti per poter lavorare. Quindi è sicuramente un altro punto fondamentale è quello della formazione.